Io venendo a Modena, prima al Duomo di notte avevo chiesto l'autorizzazione di poter lavorare in piena notte al buio, completamente con la chiesa al buio, perché avevo scoperto la bellezza di questi leoni, ognuno dei quali rappresentava una storia o più storie secondo quello che avevano o stavano facendo in quel momento. Quindi è stata una lettura, linguistica, direi linguistica, l'interpretazione di questo alume di candela con le quali riuscivo a mettere in evidenza solo le parti che mi interessavano maggiormente al fine di questo discorso. Mentre qui con le metope, che sono più bassorilievi che sculture, perché sono sculture che hanno profondità minore, e con le candele si riesce anche, illuminandole e muovendo la candela, a determinare la bellezza delle forme che hanno questi rilievi, queste sculture, anche nelle parti meno lette, nelle fiancate. Ci sono delle situazioni che sono strabilianti da leggere e da vedere, per cui con la candela, facendole con calma, si riesce meglio ancora a leggerle che non fatte con la luce piena, illuminata, che dà più l'impressione totale e meno quella del particolare.